tenendo presente il disposto dell'articolo 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, accerta che il candidato, signor Avvocato Roberto Morra, ha riportato fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti validi, cioè il numero 6.235. Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, il giudice Andrea D'Angeli, ha proceduto questa mattina alla lettura del risultato elettorale e alla proclamazione del neo primo cittadino di Canosa di Puglia, Roberto Morra. Il difficile viene ora perché siamo chiamati ad amministrare una città in cui la situazione è molto compromessa. La situazione economica della città è stagnante, abbiamo tanta disoccupazione, abbiamo delle emergenze e noi siamo già al lavoro nei giorni scorsi per iniziare a capire e a porre rimedio a queste problematiche. Primo cittadino al lavoro per costruire la propria giunta e che potrà contare su di un'ampia maggioranza utile a governare per i prossimi 5 anni in città. Assessori esterni di alto profilo e professionisti scelti tra gli eletti, sarà questo il mix che Roberto Morra immagina per affrontare le prime emergenze. Io credo che la giunta, la parte della giunta potrà essere già nominata entro la fine della prossima settimana. Ad ogni buon conto stiamo individuando delle persone di altissima levatura culturale, morale e professionale e ci vorrà un po' più di tempo per definire tutto. Nel discorso di insediamento, oltre ai naturali ringraziamenti, Morra ha ricordato più volte che importante sarà il ruolo delle opposizioni, a cui ha fatto appello di coesione e vicinanza per affrontare i problemi della città. Aspetto che in questo momento si inizi a mettere da parte quello che è stata la competizione elettorale, si inizi veramente a pensare al bene della città. Questo è stato proposto da tutte le forze politiche, ora è il momento di dimostrarlo. Roberto Morra è il primo sindaco del Movimento 5 Stelle nella provincia di Barletta-Andria-Trani, un risultato storico e che pone sulla città di Canosa inevitabilmente i riflettori puntati dell'intero territorio, un ulteriore aggravio di responsabilità che tuttavia non spaventa Morra. Delle responsabilità maggiori. Sento il calore di tutte le persone del movimento che in questi giorni me lo stanno manifestando da tutta Italia, non solo dalla BAT, e questo calore ci dà la forza e la determinazione per andare avanti.